giubilari 19 e 20 ottobre, quindi venerdì e sabato, in Piazza Duomo. Sono esperienze diverse, sono un esempio di diversità, hanno collaborato insieme perché sentono la stessa urgenza, l'urgenza è in qualche modo manifestare una preoccupazione rispetto alla situazione. L'emergency intorno al centro Carto di Giugio sarà anche uno dei suoi delle sue tante iniziative che si trova a Carpur in Sudan, ha creato un centro cardiologico a cui afferiscono malati cardiaci da 28 paesi diversi, sia africani che extraafricani, anche filippini. Come è stato possibile questo? Con una lunga serie di diplomazie varie, mentre nel 2010 è riuscito a mettere a fuoco 11 ministri della sanità di paesi africani per stimolare un vero e proprio accordo diplomatico, cosiddetta rete sanitaria di eccellenza in Africa, cosiddetta ANNE. Questo accordo lo saprete che qualunque segnalazione che meglio si faccia per il passaggio di un malario, pensate che abbiamo dotato anche 25 filippini a stare in Sudan, qualunque passaggio di malario che potremmo andare a 5 salami in Sudan, produce subito una cessazione delle ostilità e delle guerre che fra questi paesi ci sono in atto. È una grande vittoria che Emergency si ha ottenuto e ha dimostrato che curando bene, gratis e con alta qualità i malati, si arriva ad avere un tale prestigio per cui anche siamo riusciti, anche se momentaneamente, a fare bloccare scenari di guerra nel continente africano. Questa è la prima volta che partecipiamo alla presa della pace, della non violenza e trovarci questa bandiera è molto bello di colori di tutte le associazioni, organizzazioni laiche, cristiane, di tutte le tecnologie. Questo è un momento molto significativo perché il paese è in un momento molto delicato ed è importante serrare le fila tra chi pone al centro della protezione associativa, sociale, politica, i temi della pace e della violenza. Il tema della migrazione è un tema che generalmente nella storia dell'uomo si è sempre agganciato alla speranza. Per speranza molte persone si sono spostate nel corso della storia. Purtroppo negli ultimi anni invece il tema della migrazione si lega in maniera sanguinaria al tema della violenza. Perché è violenza nei paesi di origine di queste persone, è violenza durante il viaggio, è violenza durante le soste, perché la Libia diventa una sosta obbligata dove le violenze sono estreme, ed è violenza anche, ormai acclarato dai fatti di questi ultimi mesi, è violenza anche dentro il sistema di accoglienza del nostro paese. Quindi è stato quasi naturale mettere tra i temi della tenda della pace di quest'anno il tema della migrazione. E vogliamo affrontarlo in maniera significativa. C'è un passaggio, come diceva prima Sofia, con le scuole, perché è molto importante rispetto ai pregiudizi che stanno montando nel nostro paese, fare un'operazione di tipo culturale, in primo luogo. E poi una seconda iniziativa, quella del Fresh Mob, in cui in qualche modo si vuole dare una scossa ai nostri concittadini, spesso un po' addormentati e un po' assuefatti da un po' quelli che sono i temi ricorrenti in queste settimane. Noi pensiamo che il diritto alla mobilità sia delle persone, sia un diritto che debba essere riconosciuto a tutti i cittadini del mondo. In questo momento non è così. E quindi noi proviamo con molta umiltà a dare attraverso la Luna della Pace anche un contributo a che queste idee si facciano strada tra le persone. Aver prodotto una manifestazione così ricca. Io rappresento la parte dedicata a pace e ambiente che rientra, che comprende sia l'Unione Messina, l'ambiente come questo nel basso e Human. Sicuramente l'ambiente e i problemi che dell'ambiente sono quelli che sono più riscontrabili nella nostra vita quotidiana. Sicuramente noi siamo molto abili nel creare guerra all'ambiente. Uno dei problemi principali sicuramente sarà la nostra civiltà. Noi per quanto riguarda quello che noi cerchiamo da anni di dare un segnale a questo, ma in realtà il problema è molto più vasto della semplice area messinese, è un problema
a livello globale, il problema del consumismo, il problema che a causa di questa produzione sconsiderata si va ad inquinare in maniera anche leggera l'ambiente. Basti pensare che nell'Oceano Pacifico si trova la cosiddetta isola di plastica, che è un'isola di dimensioni paragonabili a quelle degli Stati Uniti ed è una dimensione talmente vasta e si dirà talmente velocemente che la sua ampiezza aumenta sempre, non si riesce neanche più a calcolare quanto sia realmente esteso. Ecco, allora noi adesso collettivo femminista intersezionale, che oggi abbiamo voluto presenziare, illustreremo la tenda della pace sabato 28 ottobre 2019, la serata a tema sulle violenze di genere, sofferenza invisibile. La serata si dividerà in due parti che affronteranno due macro temi. Nella prima parte ci sarà spazio alla violenza di genere, attraverso l'esibizione di attori professionisti che affronteranno la tematica sia dal punto di vista della vittima che dal punto di vista del perpetratore. La serata continuerà con il dibattito, dove si darà spazio non solamente alle risposte che il problema della violenza dà, ma anche a quelle che possono essere appunto delle risposte non violente a questo fenomeno. La seconda parte invece tratterà il problema dal punto di vista della violenza psicologica. Entrando nel tema, grazie all'ausilio della docente specializzata nel campo. La preghiera delle varie religioni rappresentate anche a questo tavolo oggi, c'è l'imam della comunità islamica, ci sono Filippo e Mariangela per l'istituto buddista Soka Gakkai, c'è Daniele Passaretta per la chiesa avventista e nell'organizzazione ci sono vari gruppi, diciamo, appartenenti a varie religioni, ma anche all'interno della religione cristiana a varie, diciamo, chiese. Ma noi abbiamo voluto dedicare questo momento di spiritualità del sabato pomeriggio non solo ai credenti in una delle tante fedi, ma a qualsiasi essere umano che abbia in qualche modo un suo vissuto di spiritualità. Quindi ci saranno dentro delle forme di linguaggio appartenenti alla varie religioni, ma anche delle riflessioni, delle meditazioni, dei silenzi, delle preghiere, poesie, tra virgolette, l'arte di ogni donna e di ogni uomo. Sono coinvolti anche nell'iniziativa perché ci hanno mandato loro del materiale su cui lavorare, sia i centri di aggregazione giovanile, cittadini, che le scuole, sia primarie che secondarie, per cui hanno del materiale su cui lavoreranno in questa settimana e anche eventualmente nel ciclo di riflessione successiva. E poi appunto la tenda è stata preparata da una serie di eventi che già si sono vissuti sul territorio cittadino e ci auguriamo anche che possa essere, diciamo, insieme poi gettato per produrre anche una serie di eventi che ci accompagneranno fino alla tenda del prossimo. Proprio al rispetto e alla considerazione.
sicuramente quello che per noi è importante per questo è portare la nostra presenza, è partire dai bambini. Lo strumento ideale, quello che noi riteniamo, è sicuramente la cultura e l'arte, perché è il mezzo migliore per mettere in relazione l'uomo come piccolo, il bambino come piccolo.